weekend dedicato alla vernaccia di San Gimignano, alla regina dei bianchi toscani, in terra di grandi re rossi, alla regina ribelle, comincia proprio oggi, 18-19 maggio, ci vediamo a San Gimignano per Regina Ribelle Wine Fest. Un ricco, ricchissimo programma di appuntamenti, conferenze stampa, masterclass e soprattutto degustazioni. Riempiranno la giornata di oggi e di domani. San Gimignano è piena, pienissima, già dalle prime battute di turisti ma anche di wine lovers e di appassionati. In corso adesso la conferenza stampa, noi siamo già andati a prendere il nostro bicchiere per poter iniziare le degustazioni. Ci sono i banchini con i produttori che si occuperanno di farci assaggiare, di far assaggiare a tutti la vernaccia annata e riserva, e venite con noi, vi facciamo vedere un paese in festa. La seconda cosa importante è anche che verrà tradotta in inglese, e questo per noi si è spicciato, e non ce ne sono, io non ne ho trovate. Da lì consigliato anche da la vicepresidente Nadia Vetti, anche dall'edizia Cesani, abbiamo deciso di fare una cosa un pochino differente, più allargata. Sono con Chiara Giusti dell'aziendale Fornacelle. Questa sarà la prima di una delle tante incursioni che faremo oggi agli stand che popolano San Gimignano. Chiara, tu sei giovanissima, sei parte dell'azienda, sei l'azienda. Che cos'è per te oggi questo Regina Wine Fest, Regina Ribelle Wine Fest? È la manifestazione della vernaccia, quindi questo vino che nasce a San Gimignano. E quindi è un vino molto nobile, con un sapore fresco, e nulla, è molto importante per San Gimignano perché è il primo vino di ACG d'Italia, quindi. E soprattutto è bello vedere giovani come te in una giornata come questa. Noi ti lasciamo al tuo lavoro, ti lasciamo alle degustazioni, anzi facciamo insieme una degustazione. Come si fa una degustazione tipo? Noi abbiamo il nostro calice che abbiamo preso in piazza di là. Allora, c'è la vernaccia base e la vernaccia riserva. Quindi la vernaccia base. Partiamo con la vernaccia base. Cioè, vernaccia base. Quindi, ecco, abbiamo nel nostro bicchiere un bicchiere di annata, di vernaccia. Qual è l'annata che presentate quest'anno? Allora, la vernaccia base è 2023, mentre la vernaccia riserva c'è la 2020 e la 2022. Perfetto, quindi adesso c'è la parte più bella, degustare, perfetto. Con il presidente del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano, Irina Strozzi, il giorno è arrivato, il weekend è arrivato, Regina Ribelle Wine Fest inizia oggi. Assolutamente sì, il giorno dedicato al grande pubblico, all'incontro del grande pubblico con i nostri produttori è iniziato questa mattina. Abbiamo 37 aziende, interpreti e rappresentanti della nostra denominazione che è possibile incontrare per scoprire questa denominazione straordinaria, che ha tanta storia, una storia unica, ma che è anche un vino modernissimo, quindi da apprezzare anche in contesti diversi, come per esempio sarà il DJ set stasera in Rocca, dove avremo sicuramente un momento di grande divertimento e anche di leggerezza, perché la vernaccia di San Gimignano è sicuramente un vino anche da scoprire, riscoprire un po' intellettuale da una parte, ma anche un vino da tutti i giorni per i giovani che hanno voglia di scoprire qualcosa di autentico. Una denominazione che rappresenta il suo territorio, che è qui presente da 800 anni, quindi non poco. E poi soprattutto avete pensato ad un programma ricco, ricco di appuntamenti, masterclass, eventi, avete pensato ai bambini, avete pensato agli abbinamenti. Proprio adesso alle nostre spalle inizia una masterclass in abbinamento con il prosciutto toscano DOP. Avete pensato a tutto? Abbiamo pensato a tutto per farla scoprire in tutte le sue sfaccettature, questa denominazione, perché ce n'ha tante, e quindi si può osare con la vernaccia di San Gimignano, sia negli abbinamenti, sia nelle occasioni appunto in cui degustarla. Per cui sì, abbiamo tanti appuntamenti di masterclass, tanti appuntamenti di incontro, il 17 sera, l'angolo per i bambini,
poi domani abbiamo il concorso per il miglior sommelier Toscana Ice, che avrà luogo, la finale avrà luogo proprio qui sotto questo loggiato domani domenica, quindi per la chiusura del festival. Una chiusura bellissima. Le logge sono luogo di masterclass e di convegni e proprio adesso sta per iniziare una masterclass dal titolo La vernaccia di San Gimignano di OCG in abbinamento con il prosciutto toscano DOP. La pena di inghiottire le anguille di Bolsena affogate appunto nella vernaccia di San Gimignano. La vernaccia di San Gimignano è chiamata la regina bianca appunto perché è l'unica di OCG, l'unica denominazione ad origine controllata garantita bianca di Toscana. In questo caso la vernaccia di San Gimignano, in altri casi altri vini di OCG. E regola tutto, a partire dalla coltivazione, dalla piantumazione fino alla vendita. La vernaccia di San Gimignano e i suoi innumerevoli abbinamenti. Proprio di abbinamenti parliamo, siamo qui, abbiamo appena assistito ad una masterclass di abbinamento della vernaccia con il prosciutto toscano DOP. Sì, allora abbiamo degustato sei vernacce di San Gimignano, sei etichette di sei produttori diversi, quattro vernacce d'annata e due vernacce riserva. Il consorzio del prosciutto toscano DOP ci ha aiutato a promuovere la vernaccia di San Gimignano, a promuovere il prosciutto toscano DOP, ad abbinare i due prodotti in modo direi perfetto. Ma anche perché la vernaccia si presta molto bene, è una godibilità perfetta anche effettivamente con prodotti come questi. Sì, appunto, la vernaccia di San Gimignano è un vino molto deciso dal carattere forte che appunto si sposa benissimo con un prosciutto toscano DOP ricco e diciamo dal carattere riconoscibile. Preziosissimo l'aiuto, il contributo della delegazione Siena Valdelsa della FISAR. Siamo qui allo stand del consorzio. Che vini ci sono qui? Allora, qui ci sono i rosati, i rossi e il Vinsanto. Vinsanto e Vinsanto Occhio di Pernice. Perfetto, quindi sono delle tipologie particolari, le persone insomma vengono qui, degustano. Sì, come c'è scritto qua, vede, San Gimignano DOC, veramente, sono sei tipologie di rosso, poi abbiamo i rosati, il rosato e i due vinsanti. Perfetto, allora io vi auguro buon lavoro, buona giornata, avete questi due giorni di fuoco, però ci sarà tanta gente, è prevista tantissima gente. Un piacere, e poi quando parliamo e offriamo il vino, offriamo veramente allegria, cultura e, perché no, molta benvenuta. Convivialità, sì. Benvenuto a tutti, benvenuti a San Gimignano. Abbiamo trovato questo gruppo di ragazzi, com'è la manifestazione? Molto bella, poi c'è lei che è una guida local che ci sta portando in giro. Ma siete appassionati, siete produttori, siete amanti del vino? Amanti del vino, amanti del vino direi che è la parola corretta, diciamo. Stiamo imparando anche tante cose. Sì? Vabbè, facciamo fatica a capire a volte, però comunque lei ci spiega un po' come funziona il giro.
non poteva essere diversamente. La giornata di oggi rimanete qui, fate ancora un giro, avete qualche appuntamento, qualche masterclass prenotata? No, sì, facciamo ancora un giro, ci affidiamo a lei appunto per ogni cosa, quindi oggi siamo qua. Siamo venuti a fare un'incursione allo stand di Geografico, ho beccato Filippo. Buongiorno a tutti. Nel pieno di questa Regina Ribelle Wine Fest. Allora, tanta gente, un gran caldo. Esattamente. Però i vini sono pronti, perché l'anteprima, mai come quest'anno, i vini sono pronti, alla giusta temperatura. Che Wine Fest vi aspettate? Beh, sicuramente tanta gente che continuerà ad aumentare, quello è l'obiettivo principale, almeno il mio, quindi si spera di servire tanta gente, farsi conoscere sul territorio e appunto con i tanti turisti che passano qua per San Gimignano e niente, insomma, speriamo che il vino piaccia ovviamente, ma quello ne sono abbastanza sicuro. Ecco, qua giochiamo in casa però. Esattamente, per ora le prime impressioni sono ottime, quindi continuiamo, saranno una due giorni di fuoco in tutti i sensi. Davvero di fuoco, perché è un po' questo caldo, però secondo me anche, mette anche molto di buon umore. Il vino è convivialità, è voglia di stare insieme e anche degustazione, perché anche poi è un momento tecnico. Però secondo me questo va benissimo. Che annate avete portato? Ci fa vedere magari anche le etichette? Ecco qua, sicuramente 2023, vi faccio vedere la bottiglia, molto fresca, pronta beva, veramente mi dicono gli ospiti che hanno assaggiato, è molto, molto di pronta beva, quindi molto beverina, molto amabile. Perfetta anche per gli abbinamenti. Sì, esattamente, rispetto alla classica vernaccia un po' più, diciamo, amarognola, descriviamola così, dai. Giusto. E invece avete anche una riserva? No, abbiamo soltanto l'annata, perfetto. Abbiamo solo l'annata, non abbiamo riserva e va bene. Se parlavi degli abbinamenti, quindi pesce alla griglia che ora, insomma, venendo fuori dall'inverno, comincia un po' questo clima, questa primavera, estate, quindi sia dall'aperitivo che comunque per tutto il pasto va benissimo, bella fresca, è quello che ci vuole. Mi hai trasmesso proprio una voglia di assaggiare il tuo vino e adesso chiudo la degustazione e mi trattengo con te, va bene, grazie. Se quello che ho detto è vero. Grazie Filippo, buon lavoro. A voi, grazie a voi, un saluto, ciao a tutti. Di dove sei? Siamo napoletani, provincia di Napoli, Acerra, esattamente, Acerra. Acerra, no, ma io conosco molto bene perché ho origini campane anche. Ah, vedi, quindi abbiamo... Senti, e questa vernaccia come ti senti? Guarda, questo è il primo assaggio che faccio, una più recente, una più strutturata, e lo trovo un ottimo vino da abbinare a dei piatti di pesce. E poi vedo che c'è una gran bella organizzazione. C'è un bel programma anche di appuntamenti che ha organizzato il consorzio, quindi oggi vi divertirete. No, assolutamente, spero di tornare sobrio all'albergo, che devo fare 30 km, però non mi piace molto questo tipo di vino, quindi lo assaggiamo con moderazione. E poi è bello assaggiare i prodotti dei luoghi che vedi, e la vernaccia è uno di quelli. E ne porti un po' a casa con te in campagna? Ma assolutamente, già confezioni vernaccia e un po' di Chianti da abbinare qua vicino. Lisa, grazie della disponibilità, San Benedetto anche tra le aziende in questo festival, Regina Ribelle Wine Fest. Che tipo di festival è? Quali sono le tue impressioni? È un festival bellissimo, già vedere comunque le persone passeggiare con questo bicchiere di vino, una giornata di sole così, è veramente una sensazione bellissima. È veramente... Poi nel centro di San Gimignano. Nel centro di San Gimignano, cioè la cornice qui è veramente spettacolare. Che vini hai portato oggi? Noi abbiamo portato due vernacce, una riserva e una vernaccia classica. La riserva è un 2022 e invece la vernaccia classica è un 2023. Grazie, nel frattempo buon lavoro, buon wine fest. Grazie anche a voi, godetevi la giornata perché è veramente bellissimo.
di allegria perché sono in Piazza delle Erbe e il consorzio della Vernaccia di San Gimignano ha pensato anche ai bambini con delle attività pensate proprio per loro, grazie a voi e grazie al vostro lavoro. Sì, assolutamente, stamattina abbiamo fatto dei laboratori, insomma, vediamo qua dietro con i bimbi che hanno disegnato il logo della Vernaccia e questo sarà un pannello che rimarrà poi al consorzio e lo faremo sia stamane appunto che domani, in modo che appunto resti questo ricordo, insomma, di questo fine settimana. E stasera e domani avremo delle attività un pochino più movimentate, per cui caccia al tesoro, un gioco a premi, diciamo, che si chiama il cervellone, nel quale si sfideranno a quiz di domande, insomma un po' di attività pensate per i grandi e per i più piccoli. Sotto le logge in Piazza Duomo a San Gimignano è in corso la masterclass dove si sta parlando di un abbinamento molto particolare, la Vernaccia di San Gimignano con la Finocchiona IGP. Iniziamo subito con questa slide che ci indica l'unica regina bianca in una terra di re rossi, l'unica, diciamo, isola bianca che troviamo è proprio nel centro della Toscana e della Vernaccia di San Gimignano. Sono con il direttore del consorzio di tutela della Finocchiona IGP e si è detto durante questa masterclass interessante e super presenziata, saranno veramente tante persone, che la Finocchiona ha carattere da vendere, quindi abbiamo trovato un parallelismo con la nostra regina ribelle, ribelle quindi in parte anche lei. La Finocchiona ha questo carattere dato appunto dai semi dei fiori di finocchio, la tradizione toscana vuole che appunto all'interno della Finocchiona, così come vuole il disciplinare di produzione della Finocchiona IGP, perché è un prodotto riconosciuto con questo importante riconoscimento europeo, ci sia al suo interno appunto i semi di fiori di finocchio che danno questa importante nota marcata aromatica, accompagnata poi ovviamente dalla salinità delle carni e da quelli che sono gli altri ingredienti che fanno parte della ricetta di produzione. La Finocchiona e la Vernaccia sono due prodotti che stanno estremamente bene assieme e le sinergie come questa nel voler comunicare, nel voler portare assieme fuori quelli che sono i valori identitari dei prodotti, ma anche ovviamente dei consorzi, quelli che sono i valori che sono all'interno dei disciplinari per far gustare questi prodotti in abbinamento, sono sicuramente attività che sono al centro delle nostre attività di promozione, ma che fanno sì di poter comunicare al consumatore in maniera ottimale anche le qualità non solo appunto della singola denominazione, ma appunto di questo binomio che viene fatto gustare in maniera eccezionale grazie anche all'aiuto dei sommelier che oggi ci hanno accompagnato. Dove vi troviamo sui social? Ci trovate su Facebook, su Instagram, su X e su LinkedIn e poi sul nostro sito internet trovate tantissime ricette per gustare la Finocchiona in tanti modi diversi. Azienda Agricola Palagetto, sempre San Gimignano, sono con Arianna che mi stava raccontando un po' della manifestazione di questo Wine Fest, la Regina Ribelle, che quest'anno ha funzionato, anche l'anno scorso è stata una bella edizione, ma secondo te quali sono i punti di forza di questa organizzazione? In primo luogo mettere appunto in risalto la Vernaccia, che è comunque sia il nostro punto di forza e poi il nostro orgoglio, perché Regina Ribelle, il vino bianco in una terra di vini rossi. Quest'anno è la seconda edizione che organizziamo appunto a San Gimignano e dedicandola appunto a questo vino che, ripeto, è per noi fonte di molto orgoglio. Siamo soddisfatti perché c'è comunque sia un interesse molto importante, ci hanno dato la possibilità di presentare non solo i vini dell'annata ma comunque anche dei vini di annate che venivano prima, quindi le riserve e anche delle selezioni. C'è da dire anche che in una terra di rossi c'è anche la possibilità di assaggiare oggi, in questi giorni, il DOC di San Gimignano, che è un'altra denominazione a cui noi teniamo molto a San Gimignano. Infatti, oltre ad avere voi qui lo stand in Piazza Duomo, avete anche un piccolo altro spazietto proprio di fronte, dove si trovano anche altri vini. Che vini ci sono? Sono i Rossi DOC di San Gimignano, che il consorzio appunto ha messo a disposizione questo banchino con dei sommelier
dove è possibile assaggiare questa denominazione. Da Claudia allo stand di Podere le Volute per fare due chiacchiere anche su questo Wine Fest, una regina ribelle che mi sembra stia attirando l'attenzione di tanti turisti. Tantissimi, sì, c'è stato veramente, sono state veramente tantissime persone che sono venute ad assaggiare e che apprezzano molto. Pensavo avrebbero apprezzato in realtà molto di più le riserve, invece apprezzano molto anche i vini giovani e la vernaccia giovane, quindi sono stata veramente molto felice di questa, sì. Ma anche perché forse il pubblico straniero è lo specchio di quello che ricerca il pubblico cerca vini pronti. Sì, 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 è vero, sì. Questo anticipare, questo posticipare, questo cambio delle anteprime non ha fatto altro che bene, probabilmente proprio per la prontezza dei vini di una vernaccia che adesso è assolutamente nel suo momento espressivo migliore. Sì, decisamente, è stata una scelta perfetta, sì, perché ora ci ritroviamo comunque con dei vini di annata in bottiglia che, come giustamente dicevi, sono pronti. E quindi le persone è chiaro che apprezzano molto di più così che non quando si faceva a febbraio, era un po' troppo presto effettivamente, sì. San Gimignano oggi è popolata grazie al Regina Ribelle Wine Fest di tanti wine lovers e appassionati, ma non dimentichiamo sempre il collegamento con la storia e con la cultura. Macchia di Leopardo è molto simile in tutto il territorio sangiminianese.